Ciao a tutti amici di Player Inside, bentornati a una nuova sfida di Injustice 2. Dai, il titolo Injustice di Coso. Vabbè, allora, io mi sono preso Blue Beetle. Tu? Sì, chi è questo? Uno. Ah, si deve acquistare. Acquistalo. E con i soldi veri? E anche questo, Dark, no, vabbè, senti, io non mi secco. Dopo li acquistiamo però. Va bene, dopo li acquistiamo. Io dai. Sono per il pay to win, ragazzi. Ragazzi, io sono per il... Allora, li proviamo, io li provo tutti a uno a uno. Adesso faccio Swamp questo, va bene? Fallo. Ok. Swamp Tomp. Che ti ho buttato tipo la... Però... Tra l'altro c'era un personaggio di Killer Instinct molto simile a Blue Beetle che si chiamava Glacius. Mm. Tu te lo ricordi? No, assolutamente non so neanche di che cosa stai comunque parlando. Comunque nel 96, ora non so chi venne prima o dopo, fatto sta che sono molto simili. Solo che Glacius faceva tipo dei versi strani, e c'è ancora anche in Killer Instinct per Xbox One. Altro Killer Instinct si potrebbe portare. Esatto, ragazzi, a 32 like portiamo Killer Instinct. Ma che carino! Ma questo non è carino. No. Oh, ma che carino! Comunque graficamente è convincente questo. A me piace graficamente. In tanti dei nostri iscritti si sono lamentati. Hanno detto, ma come? Ma come? Fa schifo. Ah, praticamente ogni personaggio ha un suo livello a seconda delle volte che l'abbiamo usato. Sì. Per adesso è tutto a livello 1 perché stiamo provando per la prima volta insieme a voi. Esatto, giusto per provarli. Però diciamo siamo più bravi della volta scorsa. Di poco, di pochissimo. Di poco non si di sa niente, neanche perché dire. Ok. Attenzione perché io ti sbatto il monitor nella faccia. Come si fa? Ah no, il monitor. Ah ecco, ti posso buttare nel monitor. Molto bene. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Aspetta no! Che... Ti spiego perché questo computer, che poi Glacius in realtà non c'entra niente con questo, perché lui è un insetto, Blue Beetle. Madonna, questo una volta me l'ha fatto mia madre quando gli ho calpestato il pavimento bagnato. Però, aspetta perché Non lo sprecare, non lo sprecare. Stai ferma che non sei non voglio sprecarlo, però voglio fare questo. È una specie di Groot lui. Ah sì, io sono Groot. Allora, lo so ragazzi, scusate, sono ignorante, quindi magari no, che c'entra, questo è il risultato di una cosa genetica. Hai visto che ho fatto uscire il pene? Che cosa tipo fa? Scorpione, vedi? No, no! Cioè, lui è un insettone, in realtà con Glacius non c'entra niente. Non c'entra niente, ragazzi. Niente, solo perché l'hai visto azzurro. Prima ho detto una cagata. Solo perché l'hai visto azzurro. Ragazzi, però l'onestà intellettuale consiste anche nell'ammettere di aver detto una cagata. Non ci fa niente, ragazzi. Dite cagate tutto il giorno, ammettetelo, ma abbiamo detto cagate qua, qua e qua. E cazzo. Oh, noi niente, lo diciamo. Può capitare, io lo dico continuamente, cioè perché io sostanzialmente non. Vabbè, non le dico. Siccome da noi non capita mai di dire cagate, perciò quando lo ammettiamo non ce ne frega niente. Cosa? Non credo, non è andato a segno. Esatto, esatto. Ma non è giusto questa cosa, cioè. Esatto. Wow! Attenzione però, perché questa cosa fa molto male. Sì, Swamp Thing, attenzione perché cosa swamposa. Ma in italiano chi è questo? Ragazzi, non ma lo ragazzi, conosco. Ma io non ne conosco nessuno e me ne vanto. Okay. Ho vinto! Non sai neanche tu. Ma no, in realtà è una faccia di cavolo! Stavi dicendo di cazzo. Molto bene, siamo arrivati a livello 2 con questo combattente. Io direi di selezionarne uno nuovo. Adesso io provo questo. Senti, io provo il gorilla. Flash gorilla. Già l'abbiamo provato. Non mi piace nessuno, ti bruttissimo. Comunque effettivamente i personaggi Marvel secondo me sono migliori. Poi è questione di gusti, eh. Attenzione, eccezione fatta per tanti personaggi della DC di Batman, dell'universo di Batman, giusto? Prendo questo. Questo sta dicendo io ora. Te faccio sta mossa. Ma se ancora non era cominciato il combattimento, figlio di quattro donne. Ma dai, è bello quello che hai tu. Ecco. Attenzione perché non è male, ecco, è un gorilla, è un gorilla. Parla. È un gorilla intelligente. Non tanto. E io sono perché è vestito come un cretino. Dottor Fate. Gorilla Grodd. Ok, allora però i nomi. Gorilla Grodd, Blue Beetle, Cyborg. Chi li ha inventati i nomi della DC? Non lo so, quelli che hanno fatto i fumetti. Ragazzi, non so neanche cosa sto facendo di preciso. Però lo sto facendo. Questa è una cosa interessante. Quanto sarebbe stato bello se fosse stato Marvel vs. Madonna, ragazzi, petizione per avere un Injustice. Però non si chiama Injustice, può essere, ovviamente. La Warner Bros. Ha i diritti sulla DC, ma Marvel ce li ha la Capcom. Quando fa Tatsunoko vs. No, quello è Tatsunoko vs. Capcom. Marvel vs. Capcom.
giustamente, era facilissimo. Ma sono anche un'altra cosa molto bella pure quella, però è troppo facile per Wii. Intanto ti ho spaccato la faccia, cioè non per... Io mi leggo un libro e poi riprendiamo. Comunque mi piace questo personaggio, bello. Sì. Devo sì, dire, bello, mi gusta. Ha a che fare con l'Egitto, sì. Però penso proprio di sì. Però in effetti in tanti si sono lamentati del fatto che ci siano poche femmine. Tu hai la mossa speciale che non la vuoi sprecare, vero? No, non la volevo, sì, la volevo sprecare. Ecco, l'ho sprecata praticamente. Attenzione, vieni qua, bastardo, senti la testa qua, perché tu devi capire la lezione di oggi che non l'hai capita, te la spiego, vieni qua. Porco! Ok, così si muore anche con meno. Ma con molto meno, ma che scherzi. Quindi che stavo dicendo, in molti sono lamentati del fatto che ci siano poche femmine. E del fatto che giochiamo male, ma questo non ci Vabbè, noi giochiamo male e che non ne capiamo di... Ma non ci interessa, è un canale di video yogos, di Wegos. Ok, tieni... No, ma non può essere che la seconda volta lo faccio... È facile da evadere, la rage, la... Sì, infatti, non ha senso. Basta saltare, la eviti. Boom, beccati questo. Beccate questo. Ora, questi simboli che tu fai, che fanno di preciso? Non, ma secondo te io lo so. Cioè, secondo te li faccio con un senso? Pensavo che ci sai. Ma tu questo. Veramente... E non li tutti tossici, eh? Fra 40 anni ti verrà il cancro. Ragazzi, piuttosto, io non vedo l'ora che esca Tekken. Tekken? No, senza nulla togliere a Injustice. Tekken già è uscito. Tekken 7. Perché Tekken 1 già ovviamente c'è. Io intendo Tekken 7. Ma perché io sono a livello 2 e tu livello 3? La vita. Ragazzi, c'è la rivincita, giusto? La certo, bella, la bella. Alcuni potrebbero obiettare che la bella sia. Sia tu. Vabbè, no, stavolta stavo dicendo tu, ma siccome hai rovinato tutto, non dico più niente. Ok. Senti, mi fanno tutti abbastanza schifo. Ragazzi, non mi piace. Vabbè, avanti. Prendo questo qua, Robin. Dai, Robin lo conosco. Prendo questo qua, Robin. È Robin. Io questo. Chi è? No, questo qua. Ragazzi, dell'altro esce pure fuori l'immagine. Praticamente ci sono i nomi che escono di fuori. Vabbè, Black Voi Adam. Li vedete giusti, quindi esatto, non vi preoccupate. Black Adam, attenzioni. Ah! Mi hai fatto le scintille, figlio di puttana! Ha l'espressione tipica di quando si sbatte il mignolo sullo spigolo. Cioè il mignolo, il mennolo, il menillo, come si chiama. Aspettiamo Red in 3 ore. Volevo proprio quell'espressione. Porca miseria! Ed eccolo qua, attenzione al nostro Robin. Arriva aggressivo. Però me la neanche perché io c'ho i fulmini. Mica, non l'avevo visto io i fulmini in barca. E invece ce l'hai visto? Questo è il ridoppiaggio figliato. Becchi di fulmine. Ah, da, tu hai ma io ho la spada. Ma cioè, di spada, chi stiamo parlando? Io ho quella spada. Attenzione, spada, ragazzi. È la spada che spara, quindi la. Io la spara. No, no, la spada che spara è la spada che spara. Fine. Basta con Marco Merrino. Ha rotto il cazzo pure lui. Allora. Con tutte queste battute belle. Dovrebbe fare battute brutte ogni tanto. Sì, ci state facendo caso che sono brava. Vediamo Marco Merrino, che so che non ci segue, però siamo amici, per cui. No, ma poverino no. Oh, aspetta. Attenzione, facciamo le chiudiamo. Hai la special. Sì, ho capito, però lo hai fatto tutto fumo e niente arrosto, tutto qua. Guarda che mi hai perso, mi hai mancato. No, ti ho preso. Madonna mia, ragazzi. Oh! In Egitto ti ho buttato. Perché stai Egitto perché sempre? Esplodi da dentro la povera. Ragazzi, ho disturbato cioè, addirittura c'è. Dio hai... per farti fulminare. Hai distrutto la piramide. Sì, cioè, vabbè, lasciamo giustamente la. Come dire, i beni dell'umanità come le piramidi a rompersi soltanto perché ti dovevo fare un po' male. Esatto. Per vincere il round. Eccola, eccola. Eccola, ce lo sapevo. Eccola, adesso ti infilzo, ti lancio questo e ti spacco la faccia perché ti strezza. Ma non è così. Normalmente si. Va bene, cioè, dai. Riesce okay, da niente esploso. Una vabbè, dai, simpatico però. Ragazzi, ragazzi, senza sangue non ha senso. Hai visto come ti ho fulminato come neanche i cani delle berbe? Non ha senso. Guarda che ti sto prendendo i palloncini e tu mi ringrazi così. Dai, bastardo. Vieni qua, guarda questo coso. Tieni, ragazzi, tutto tu. Con coso mi ci trovo con Batman. Attenzione, ti ho preso. Ah, no, non con ti ho preso. Batman. No, non è Batman, è il suo assistente gay. È sempre stato gay Robin. Ora diranno non è vero. È vero, io ero Robin da piccolo. Ma Raiden, perché devi dire queste cose? Io ero Robin e se per questo io ero il Power Ranger. Se per questo io ero il Power Ranger blu, come pensate che io abbia reagito quando ho saputo che l'attore che lo interpretava era veramente gay? Niente, me ne sono fottuto del scemo io che ero un Power Ranger. Ragazzi, ho vinto! No! È incredibile! Quindi la bella l'hai vinta tu, la pertanto. Bella l'ho vinta io.
io pertanto sono bella. No, pertanto hai vinto tutto. Però io vado a livello 3. Tu rimani a livello 2. No, tu eri già a livello 3. Quindi tu rimani a livello 2. Però sì, ancora c'è tanto da fare. Fallita proprio. Ragazzi, fallita, fallita. Molto bene, ragazzi. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Ovviamente tante battute che abbiamo fatto sono da prendere con le pinze. Sono frutto di scherzellette che noi facciamo così. Esatto. Di qua di là, che è una scherzelletta. Follia, follia. Mi ricorda Iacovitti, le scherzellette di Iacovitti. Quindi, ragazzi, se noi vi siete divertiti. E ovviamente, visto che a noi piacciono i picchiaduro, se avete in mente altri picchiaduro che vi piacciono, noi li portiamo volentieri, ovviamente. Se piacciono a noi. A noi piacciono i picchiaduro, ma siamo scarsi. Molto scarsi. Molto perché scarsi. Non ci possiamo allenare. Esatto, ma appena esce Tekken 7. Madonna mia, ragazzi, proprio lei Tekken 7. Poi lei in Tekken era molto brava, molto brava. Esatto, era, adesso era, fa sono schifo. Morta. E quindi noi ci vediamo alla prossima. Like, ragazzi.